Italia torna di nuovo in Caravese, l'evento che l'anno scorso, nel 2022, ha portato una ventata di freschezza e di bellezza nel nostro territorio, farà di nuovo tappa il prossimo 8 di luglio in quelle di Pont Caravese. Siamo qua con Walter Portacolone. Buonasera Walter, vicepresidente di Vivere Pont. Vivere Pont è l'associazione che, con il patrocinio del comune, organizza di nuovo questo evento. Vuoi poi raccontarci un pochettino come siete riusciti ancora una volta a unire appunto il Caravese con un evento importante come è appunto Miss Italia? Sì, buonasera a tutti, ciao Davide, benvenuti, sono veramente onorato e orgoglioso di avervi nuovamente al nostro fianco in questa avventura. Ovviamente è sempre un piacere lavorare con voi, sia per la vostra disponibilità che per la vostra professionalità. Quindi grazie ad Obiettivo News per esserci nuovamente anche quest'anno. Grazie a voi. Hai detto bene, è un evento molto importante, un evento di carattere nazionale. E la tappa di Pont si svolgerà effettivamente sabato 8 luglio e sarà una delle tappe per quanto riguarda Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che andranno a selezionare le ragazze che potranno poi proseguire nel concorso di Miss Italia. L'evento ovviamente occuperà tutta la giornata, ma ancor prima i giorni precedenti per quanto riguarda i preparativi, i montaggi, la scenografia, eccetera. È un evento ovviamente che ha una rilevanza importante, lo abbiamo visto l'altro anno, l'affluenza è stata veramente alta, il ritorno post serata, post sfilata, post manifestazione è stato molto importante, perché abbiamo notato che in seguito a tutto quello che è derivato dalla trasmissione di Miss Italia abbiamo avuto un ritorno sul territorio notevole sia in termini di visite che turistici. La giornata ovviamente inizierà sabato mattina, quella vera e propria, dove attorno a metà mattinata saranno presenti tutte le modelle. Nella prima parte della mattinata verranno effettuati, come sempre, come di routine, tutti i preparativi, quindi il backstage piuttosto che gli abiti, piuttosto che le prime prove tecniche. Ci sarà poi una breve pausa attorno alle 12 e nel primo pomeriggio coinvolgeremo nuovamente il nostro paese con una serie di visite e di intrattenimenti in piazza, perché lo scopo principale, ricordiamoci sempre, che è quello di far conoscere il nostro paese, il nostro territorio, e quindi valorizzare le bellezze, le caratteristiche e le potenzialità che Pont ha. Dico questo perché credo molto in questo paese, sono sicuro e convinto che abbia delle potenzialità da sviluppare e per cui ci impegniamo veramente tanto come associazione per riuscire a promuovere degli eventi come questo di rilievo, in cui la visibilità del nostro comune diventi veramente a 360 gradi. Nel pomeriggio quindi ci saranno poi visite guidate e manifestazioni in piazza che copriranno, diciamo, tutto il primo pomeriggio fino alle ore 17. Non anticipo alcune cose del pomeriggio perché sarebbe un po' di suspense, un po' di sorpresa, fuori luogo, però ci saranno delle cose molto interessanti nel pomeriggio che sicuramente attireranno visitatori e spettatori da ogni luogo. Nel tardo pomeriggio, quindi dopo le 17, inizierà la prova vera e propria, con l'uscita di tutte le modelle, quindi sul palco del nostro Parco Mazzonis inizieranno le prove per le sfilate, che si concluderanno attorno alle ore 19. Okay. Poi le ragazze ovviamente avranno un'ora di pausa per poter mangiare e riposarsi, e la serata vera e propria, quindi il clou della giornata, inizierà alle ore 20, dove invitiamo la gente a prendere posto. Ricordiamo che ci sono tutti i posti a sedere, perché il Parco Mazzonis ha la capacità di ospitare tutte le persone che possono avere bisogno di sedersi e che hanno piacere di vedere la manifestazione. È un anfiteatro naturale e questo palco ci permette effettivamente di avere una scenografia molto importante, perché permette la visibilità anche dal fondo del parco. Alle 21 poi ovviamente inizierà la serata vera e propria, che si concluderà attorno alle 23:30 con la vincitrice della tappa e quindi poi con i saluti e le conclusioni finali. Walter, come dicevi giustamente, si tratta di un'occasione importante, perché non è solo il modo per mettere i puntini sulle i su Pont e quindi far conoscere il paese, ma tutto il Caravese
ha la possibilità di farsi, di uscire dai propri patri confini, definiamoli così, e farsi conoscere al di fuori. Quanto anche per la vostra associazione è importante che eventi come questi siano organizzati e vengano organizzati sul territorio, perché Vivere Pont nasce proprio per l'esigenza di fare qualcosa per il paese. Sì, esatto. Allora, noi come associazione ovviamente puntiamo e miriamo a fare tutto quello che è possibile e che è nelle nostre capacità e possibilità per il nostro paese. Collaboriamo anche ovviamente con comuni limitrofi, perché credo sempre che la sinergia e la voglia di collaborare porti sempre ad ottimi risultati, non solo per casa nostra, ma per casa di tutti. Uh-huh. Contrariamente, anche altri comuni limitrofi ci danno un grosso appoggio, un grosso supporto e una grande collaborazione nei momenti come questi, dove abbiamo veramente necessità di avere delle persone che sotto l'aspetto lavorativo ci sono effettivamente presenti per poterci dare una mano. Le manifestazioni di questo genere è ovvio che danno un riscontro territoriale molto importante. Sono manifestazioni che evidenziano sicuramente il territorio e sono manifestazioni che hanno una risonanza notevole. È ovvio che noi crediamo in tutto questo perché l'abbiamo vissuto da tanti anni, io e Moreno, che purtroppo questa sera non ci può essere. Moreno Riva, che è il presidente. Nonostante questo porta i suoi saluti, ma per impegni improvvisi non ha potuto esserci. Io e Moreno sono circa 20 anni che sviluppiamo attività e facciamo promozione del territorio, partendo da quella che era la vecchia associazione commercianti, per uh-huh. passare poi a quella che è stata la consulta comunale, per passare poi a quando abbiamo fatto amministratori, consiglieri, eccetera, in comune, e oggi con l'associazione Vivere Pont. Le potenzialità, ti ripeto, ci sono, perché il territorio, secondo me, va visto e pensato con una grande possibilità di riqualificazione. È vero che sono stati anni difficili, ci sono e ci saranno, ma diciamo che le tre forze vettoriali sulle quali vogliamo spingere sono senz'altro la possibilità di rilanciare il commercio, l'industria sotto l'aspetto lavorativo e la parte turistico-commerciale. La risultante di questi tre vettori non può essere che un risultato positivo, perché certo. quando ci si impegna in tre settori che convergano tutti in un unico punto, la risultante deve essere per forza vincente. Ed è quello che stiamo tentando di fare in questi anni e cercheremo di portarlo avanti negli anni futuri. Senti, facendo un passo indietro, quindi tornando all'edizione del 2022, che appunto è stato un successo sia sotto il punto di vista dello spettacolo in sé, perché è stata veramente una bellissima giornata, una bellissima serata, ha portato tanto pubblico. Walter, facendo questo salto indietro, il ricordo più bello di quella serata, di quella giornata? Il ricordo più bello ti dirò sicuramente quando è iniziata la serata alle ore 21, vedere il Parco Mazzonis gremito di gente è stata una soddisfazione immensa. Ma ti dirò che forse la cosa più bella è stata nei giorni successivi alla manifestazione di Miss Italia, perché nelle settimane a seguire abbiamo avuto telefonate, messaggi, oramai si lavora molto sui social, certo. quindi WhatsApp, eccetera. Si vive ormai sui social. Di ogni genere di complimenti, sia dal territorio, quindi dal nostro paese, sia dai comuni limitrofi e sia anche a distanza maggiore. Non nascondo che quest'anno verranno apportate alcune migliorie, perché forti uh-huh. dell'esperienza dell'edizione precedente abbiamo inserito alcune migliorie, e vi posso anticipare, senza aggiungere altro, che ci saranno anche ospiti d'eccezione importanti, personaggi televisivi, eccetera, quant'altro. Ma questo lo scoprirete ovviamente, come dicevi prima, ovviamente quella serata. Dovete venire quindi tutti a Pont, esatto. l'8 di luglio a partire dalle 20 per scoprire, anzi anche prima per con tutto quello che sarà negli eventi, ma per scoprire ciò che di bello sarà, ci sarà anche delle sorprese esatto. che animeranno Miss Italia. Naturalmente ti chiedo ringraziamenti a chi? Allora, ringraziamenti sono doverosi sicuramente in prima battuta all'agenzia Mirella Rocca, che è quella che gestisce le tappe di Miss Italia per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Ci ha dato un grande supporto quest'anno per una serie di difficoltà tecniche, e quindi se riusciamo a fare l'edizione sicuramente grazie a Mirella Rocca. Uh-huh. Poi doveroso ringraziare il commissario e il vicecommissario del Comune di Pont, che visto tutto il prospetto dell'anno scorso e capita la bellezza e l'importanza di questa grande manifestazione, ci hanno dato il patrocinio, ci hanno permesso di svolgere la manifestazione, ci hanno supportato in ogni modo possibile. E poi un grande ringraziamento, quest'anno lo voglio fare veramente di cuore, a tutti i commercianti e a tutti gli sponsor.
Vi posso garantire che quando ci sono necessità, il paese c'è. I commercianti ci sono e gli sponsor sono quelli che ci permettono di fare delle manifestazioni di questo grande livello. Non li ringrazio oggi perché sarebbe sminuitivo, ma la serata sul palco sicuramente avranno un ruolo importante, perché li ringrazieremo tutti, li faremo partecipi della serata e a loro andrà veramente un caloroso ringraziamento per la possibilità di riuscire a fare anche questa edizione proprio grazie al loro contributo e alla loro dinamicità nell'affrontare questo tema importante che coinvolge tutto quello che è l'entourage di Miss Italia. Certo, a questo punto, come dicevamo, lanciamo un appello, nel senso che chi vorrà trascorrere una splendida giornata, una splendida serata a Pont, deve assolutamente venire per gustarsi Miss Italia, ma anche per gustarsi Pont. Esatto, hai detto bene Davide, io vi ringrazio ancora una volta della disponibilità e della gentilezza e mi raccomando, ci vediamo l'8 di luglio a Pont Canavese per Miss Italia. Allora, tutti a Pont per vedere la bellezza non solo delle ragazze, ma anche del territorio canavesano.